la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Abbiate Guazzone. Stiamo operando il restauro della volta della navata centrale, intervento che si è reso necessario dopo il restauro del tetto e delle vetrate. Fa parte di un intervento globale più ampio e noi ci stiamo dedicando alle superfici dipinte dell'architettura. Nelle scorse settimane abbiamo iniziato la pulitura delle superfici dipinte delle decorazioni con prima la pulitura secco, poi degli impacchi sempre con carburato d'ammonio per togliere tutte le macchie di umidità, la presenza di sali e riscoprire quelli che sono i disegni originali delle decorazioni. Dunque, in questo momento abbiamo in questo settore già applicato un impacco che è composto di polpa di cellulosa e ammonio carbonato. L'impacco serve a rigonfiare tutto lo sporco che si trova tra sugli intonaci degli affreschi. No? Adesso Chiara passa una spugna leggermente imbevuta di carbonato d'ammonio sulla zona che è stata precedentemente impattata. Chiara, fai vedere la spugna. Quello che ha tolto è lo sporco che si è rimosso, che è rimorchiato da un affresco. Adesso Chiara, con uno spazzolino morbido, agirà più in profondità l'intonaco decorato, sporcando completamente tutto lo sporco. Una spugna di mare ad assorbimento toglie tutto lo sporco presente. I prossimi interventi riguarderanno la chiusura delle lesioni. Potete vedere l'incanniciato che è la struttura portante della volta, quindi la chiusura di queste parti, la chiusura di tutte le lesioni e poi l'integrazione delle lesioni e delle macchie dovute all'umidità che si è consolidata insieme allo sporco sulla superficie dipinta della volta. Il tutto verrà chiaramente supervisionato dalla sovrintendenza.